Lei ha detto che le imprese per evolversi hanno bisogno di storie da raccontare. Com'è possibile? Come possono farlo? Ecco, storie che devono essere per le imprese storie autentiche, storie social efficaci, storie credibili, storie continue che possono svilupparsi sui social media, sulle piattaforme analogiche, sulle piattaforme digitali. Per farlo devono interrogarsi su quello che è il capitale narrativo che hanno, perché ogni azienda ha tante storie nel forziere che possono mettere di fatto a disposizione della community allargata, quindi non soltanto dei propri collaboratori, dei propri fornitori, dei clienti, perché oggi di fatto siamo in un ecosistema connesso e quindi ciascuno può approvvigionarsi dalle storie dell'azienda. Ecco, fare narrazione d'impresa significa questo, riuscire a cogliere il potenziale delle storie che ci sono nelle aziende, anche proprio per un posizionamento, per una reputazione, perché oggi, come spesso ci ricordano alcuni analisti, il silenzio non è più un'opzione, l'azienda ha bisogno di raccontarsi e di farlo al meglio. Come può fare un'azienda oggi a rendersi più attrattiva verso i giovani? Deve cercare di raggiungere i giovani dove i giovani sono, quindi sulle nuove piattaforme, sui nuovi social, riuscire a declinare una comunicazione fatta di formati, di visual, che catturino questa attenzione. Quindi devi utilizzare un linguaggio attrattivo. Per esempio in Sanof Italia con Instagram cerchiamo sempre di utilizzare dinamiche di racconto che possano favorire quel pubblico molto giovane che oggi popola prevalentemente Instagram. Ecco quindi che deve riuscire ad arrivare a quei pubblici attraverso quel linguaggio. È un obiettivo sfidante perché spesso trasferire i messaggi dell'azienda in modalità molto brevi, con snack video, con contenuti molto, molto smart, è difficile. Però è questa l'evoluzione della comunicazione, la sintesi su più piattaforme.